Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Buon anno a tutti e finalmente, ragazzi, finalmente sono passati questi 2 mesi con i mondiali che ci hanno tenuto compagnia, ma queste 2 settimane sono state durissime, senza niente, senza calcio, senza nulla. Non vedevo l'ora. Pronostici Serie A, giornata 16. In palio, come al solito, per chi mi indovinerà le partite che vi dirò durante il video, una bella maglietta, questa qua è quella dei Los Angeles FC con il numero 10, guardate che bella, nera e oro, ancora con la sua etichetta, quindi ragazzi, basterà indovinare le partite che vi dirò durante il video. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e poi ragazzi, novità, sto scrivendo per una testata giornalistica online che si chiama Football News 24, quindi se volete vedere i miei articoli, non solo i miei articoli, ma gli articoli di altri autori molto più bravi di me, basta andare sul sito di Football News 24. Adesso non perdiamo altro tempo, iniziamo con le prime partite, si gioca mercoledì, tutte mercoledì, si parte dalle 12.30 fino alla sera, quindi sarà un 4 gennaio ricco di questa giornata di Serie A. E si parte con Salernitana-Milan. Allora, il Milan sembra essere favorito in questa partita. I bookmaker lo danno favorito, ovviamente campione d'Italia, rosa più forte. Però attenzione, perché mancano un sacco di persone. Quindi ci sarà la probabilità di vedere Charles de Ketelaere in attacco come prima punta, perché mancano Giroud. Forse dovrebbe esserci Rebic, forse lui potrebbe farlo. Origi non c'è, Ibrahimovic non lo contiamo neanche più a questo punto. E quindi attenzione, perché non sarà così facile vincere questa partita per il Milan, che dovrà comunque ripartire come si deve. Ma di fronte si trova una Salernitana che ha fatto sempre molto bene in casa. In questo momento, se non mi sbaglio, ha 17 punti in classifica e quindi non è come l'anno scorso che deve lottare per la salvezza in maniera estenuante. Può permettersi di giocare la sua partita e quindi vi dico under 3,5, quota 1,40. Sempre alle 12,5 c'è Sassuolo-Sampdoria. Allora, a me la Sampdoria, nonostante abbia un tecnico come Stankovic che è grintoso, che porta tutto, ha dei problemi societari talmente grossi che la squadra, secondo me, non riesce a pensare bene al campo. Ognuno pensa ai fatti suoi di solito quando succedono queste cose. Il Sassuolo, che è una squadra che invece, tutto sommato, tranquilla, naviga in buone acque, può, diciamo, vincere questa partita. Io però decido di coprirmi con un 1x, quota 1,20, e quindi così siamo coperti su questa partita. Poi, alle 14.30, 2 partite, Spezia-Atalanta. Allora, non è facile giocare contro lo Spezia, però l'Atalanta è veramente tornata a essere una bella squadra. Ha preso dei giocatori che hanno aperto un nuovo ciclo, secondo me, e con questo tecnico che riesce sempre a valorizzare tutti i giocatori a sua disposizione, riesce a farli rendere al meglio, per me l'Atalanta ripartirà nel migliore dei modi. Scelgo il 2, la quota è di 1,65, quindi anche una quota abbastanza interessante. Dai, poteva essere un po' più alta, ma non è male 1,65. Torino-Verona. E allora, il Torino secondo me ha fatto una parte di preparazione a dicembre dove ha mostrato di essere parecchio in forma. Ha trovato in Vlasic un giocatore che secondo me potrà rivelarsi veramente l'arma in più in questo 2023. Già aveva fatto bene, ma potrà fare anche meglio. È arrivato terzo nei mondiali con la sua Croazia. Ha, secondo me, ho sentito qualche intervista, ha una buona mentalità, crede che il Torino possa arrivare in Europa e secondo me il Torino, soprattutto il popolo granata, ha bisogno di giocatori del genere, che lo riportino più in alto rispetto alla loro storia, insomma. Invece il Verona è una squadra che probabilmente adesso farà mercato per cercare di risollevarsi, ma insomma è appena iniziato il mercato, quindi non credo che sistemerà la squadra in 4-4-8. Quindi vi dico 1. Quota interessantissima, ragazzi, 1,80, veramente una bella quota per il Torino. Passiamo alle partite delle 16.30, Lecce-Lazio, e attenzione perché la Lazio è una bella squadra quest'anno, con Sarri sta girando molto meglio, questo bisogna dirlo. Il Lecce però ha messo in difficoltà un po' di squadre in casa sua, voglio dire, ha perso con l'Inter di Misura, ha perso con la Juventus 1-0, ma la stava tenendo inchiodata sullo 0-0, con la Fiorentina ha pareggiato, quindi non è proprio facile andare a Lecce a fare una passeggiata. Lecce-Lazio secondo me sarà X2, la quota è di 1,30, secondo me per l'X2 della Lazio non è così male e quindi la seleziono per questa partita. Roma-Bologna. E allora,
Bologna, che non riesco ancora a decifrarlo bene con Thiago Motta, vi dico la verità. Ci fosse stato Mihajlovic, avrei avuto un'idea, insomma, un pochino più radicata di questo Bologna. Con Thiago Motta, non lo so, ragazzi, non so cosa dirvi. La Roma, secondo me, comunque non può perdere ulteriore terreno se vuole arrivare al quarto posto. Sono partite che queste non può perdere, almeno quelle in casa, e quindi vi dico 1, quota 1,60. Alle 18:30 ci sarà Cremonese-Juventus. Allora, la Juventus è stata scossa il mese scorso da questo terremoto societario, tutto il CDA ha abbandonato e quindi, ragazzi, io onestamente non so cosa dire di questa Juventus. La Cremonese è un avversario abbastanza abbordabile. Diciamo che la Juve, se ritrova i giocatori che non ha potuto utilizzare in questo mercato, può dire la sua assolutamente bene. Io vi dico 2, perché comunque non può ripartire male. La Juventus, quota 1,65. Fiorentina-Monza. E la Fiorentina è un'altra squadra come il Torino che nella preparazione invernale ha giocato delle ottime amichevoli. Poi le amichevoli sono fine a se stesse, però non mi dispiace della Fiorentina. Aveva chiuso anche in crescendo fino a novembre, quindi tutto sommato bene. Il Monza, che sta facendo la sua stagione in maniera degna, affronterà prima la Fiorentina, poi sabato dovrà affrontare l'Inter. Non facile questa ripresa per il Monza. Rischia di rivivere un inizio di campionato, no? Che aveva perso 5 partite di fila. Però vi dico comunque: Fiorentina-Monza 1, quota 1,70. Passiamo alle partite di domenica, cioè scusate, della sera. Inter-Napoli. Allora, ragazzi, Inter-Napoli è una partita indecifrabile. Napoli, secondo me, leggermente favorito perché è la squadra che tra le due ha meno da perdere. L'Inter, se perde questa partita, è fuori dai giochi scudetto. Dobbiamo dirlo con tutta onestà, ve lo dico anche io che sono interista. Il Napoli, quindi, può permettersi anche di venire a Milano, non per forza vincere, può anche tranquillamente strappare un pareggio. Un 1-1 andrebbe di lusso al Napoli. Quindi, secondo me, partita abbastanza equilibrata, soprattutto il primo tempo. Probabilmente poi l'Inter tenterà di sbloccarla nel secondo tempo, si apriranno un pochino le squadre e chi saprà sfruttare le occasioni vincerà questa partita. Però vedo un primo tempo tirato, quindi vi dico under 1,5 primo tempo, quota 1,50. Chiudiamo con Udinese-Empoli. Qua ragazzi non so dirvi, perché l'Udinese era partita bomba, poi ha rallentato. L'Empoli, che tutto sommato è una squadra non facilissima da affrontare. Anche qui una partita da 1x2, onestamente. Quindi vi dico under 3,5, quota 1,45. Quindi secondo me siamo sotto i 4 gol in questa partita. Allora ragazzi, le partite che dovrete indovinare per vincere la maglietta dei Los Angeles che vi faccio rivedere, eccola qua, sono Spezia-Atalanta, Torino-Verona, Lecce-Lazio, Roma-Bologna, Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza. Lasciamo fuori quelle delle 12:30 e quelle delle 20:45. In caso di uno o più vincitori, poi si andrà allo spareggio. Vediamo, o con una partita della sera oppure con una partita del sabato, ok? Della giornata successiva. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vi rinvito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like. Seguite, se volete, la pagina Football News 24 per vedere tutte le notizie di mercato, di sport, insomma, un bel sito completo. Giocate solo quello che vi potete permettere, massimo 3 partite per schedina. E adesso, ragazzi, ho veramente finito. Io vi mando un abbraccio e vi auguro tantissima, tantissima fortuna. Ciao dal vostro Fantabet. Ciao.